Lo sciopero delle cicogne. Un giorno il mio bimbo piccolino, sempre curioso di conoscer tutto, mi chiese col suo fare sbarazzino: «Dimmi, mammina cara, puoi raccontarmi un po' come son nato? È vero che una cicogna mi ha portato? E come ha fatto col becco così sottile a portarmi da te senza soffrire?» «Caro mio piccolo tesoro, è una tenera storia molto antica, una favola d'oro, ma te la narrerò senza fatica. Un mattino una cicogna un po' anzianotta radunò le sue colleghe porte-enfants. È ora di finirla, disse, basta, bisogna scioperar. Tutti i santi giorni noi voliamo e su e giù. Dei fardelli col becco noi portiamo. A volte son leggeri, a volte son bimbi paffutelli, allora per riposare, fermarci noi dobbiamo. Per non contare poi dei lunghi voli ai quali dobbiamo sottoporci il nostro lungo becco dritto e fiero per via del troppo peso sopportato. È diventato curvo e questo è ver, parola mia, è proprio deformato. Per cui, care colleghe, scioperiamo, restiamo unite e diamoci una mano. Sciopero, sciopero!» gridarono le cicogne tutto in coro. «Oggi basta con questo lavoro!» «Basta!» gridarono tutte. «Oggi è finita!» «Nessuno più condizionerà la nostra vita. Basta con i bebè, gli strilli, i viaggi e la stanchezza. Facciamo piuttosto una cura di bellezza. Raddrizziamoci il becco, lustriamoci il piumaggio, ginnastica ritmica e massaggio. Un portamento fiero e decoroso e da domani solamente riposo. Che siano le mamme, se vogliono un bebè, a portarselo dentro, a far da sé. Con tutto l'amore che loro sanno dare, possono farsi bimbi, coccolarli e amare». Così, dopo questa decisione, le cicogne andarono in pensione. Ed è per questo che da quel giorno in poi i bimbi al mondo glieli mettiamo noi.